Allora lo dico subito perché sto registrando le pagelle il giorno stesso, cosa che solitamente non faccio mai perché mi piace ragionarci sopra la notte, far passare un po', farle a caldo non mi piace. Domani però ho deciso di andare al mare e quindi monitorerò OneFootball che potete scaricare qui sotto, c'è il link per scaricarlo gratuitamente, qui sotto in iscrizione fatelo, che stamani anche voi siete a mangiare un bel piatto di spaghetti allo scoglio. Potrete rimanere aggiornati anche sulle partite di Serie A che ci interessano in questo momento. E quindi registro oggi, così posso programmare e mettere avanti le mie cosine. Mi piace questo video delle pagelle. Le vostre pagelle le voglio vedere qui sotto nei commenti. Però prima di iniziare voglio dire una roba, perché è finita da pochissimi istanti la partita. Ho già caricato non la live reaction, il post partita a caldo su YouTube. Tanti commenti e mi dispiace tantissimo. Sono sempre gli stessi, sempre gli stupidi, sempre quelli lì, cioè che poi uno non dovrebbe neanche. Però lo faccio perché sono stupido e voglio fare il vostro gioco. Anche in una partita del genere si va a parlare dell'arbitro, si va a parlare dell'arbitro pro Juve, no? Sono stati episodi sia da una parte che dall'altra molto molto così. Si va a dire che l'ultimo rigore della Juve non c'era, che il primo non c'era, si va a dire che c'era assolutamente invece quello. Quell'altro su Lautaro, che l'espulsione di Bentancur era sacrosanta, che quella di Brozovic non c'era. Ragazzi, allora se dobbiamo sempre guardare il senso unico, gli episodi, fatevi una cortesia. Se pensate che ci sia la malafede, se pensate che tutto questo sia un teatrino, sia organizzato, allora non guardate più il calcio. Non guardate più il calcio, perché se è tutto organizzato, allora quest'anno vince ancora lo scudetto la Juve. Adesso faranno un ricorso per fare in modo che l'Inter, l'Atalanta, il Milan e il Napoli possano perdere 30 punti, così la Juventus vincerà lo scudetto anche quest'anno. Il rosso di Bentancur loro non ve lo danno, allora al VAR per dare rigori di De Ligt su Lautaro non lo danno, allora se è tutto programmato, se è tutto. Non guardate più il calcio. Non guardate più il calcio. Se è tutto a favore della Juve, non guardate più il calcio, ragazzi. Cioè, in questa partita dove noi stiamo più di mezz'ora, più di 30 minuti con un uomo in meno per un'espulsione un po' così dubbia, devo sentire che l'ha risolta l'arbitro. Questa cosa è ridicola. Passiamo alle pagelle. Szczęsny non para rigore a Lautaro, a Lukaku fa un intervento su Vecino provvidenziale, anche se Vecino l'aveva messa sul suo palo. Comunque penso che si possano dare dei voti anche un po' più alti del solito per il discorso legato alla testa dei giocatori. Oggi hanno fatto praticamente tutti, o quasi, andremo a vedere, una prestazione di cuore, di voglia, e do 6 e mezzo a Szczęsny, nonostante i due gol subiti. Danilo, 6 e mezzo pure lui, grande partita oggi di Danilo, anche quando poi va a fare il centrocampista. Poi ci sono stati dei momenti in cui magari perdeva il pallone, lo lanciava, non era proprio lucido nel gestirlo, però ricordiamoci che dall'altra parte c'era l'Inter campione d'Italia che non aveva ancora perso nel ritorno. Noi abbiamo perso dei punti per strada, ragazzi, quest'anno con delle squadre che, con tutto il rispetto per loro, non dovrebbero creare problemi alla Juventus. Squadre anche che o sono retrocesse o rischiano la retrocessione, ci sono veramente molto vicine, abbiamo veramente lasciato dei punti in giro che sono tremendi. E oggi abbiamo vinto con l'Inter, quindi buona prestazione Danilo, 6 e mezzo. 6 e mezzo anche a De Ligt, 6 e mezzo anche a Chiellini, anche 7 se vogliamo per la garra che ci hanno messo. Chiellini veramente ha giocato questa partita con il fuoco dentro, segnale che sa che potrebbe essere il suo ultimo Juve-Inter, potrebbe aver già deciso la sua ultima sfida all'Inter, la squadra che più di una volta ha detto sportivamente, la squadra che odio di più ed è quella che ti dà più stimoli per giocare certe partite. Ero preoccupato per Chiellini, ero molto preoccupato vedendo i big match come li aveva giocati quest'anno. Invece Pirlo lo mette e fa bene, fa molto bene. Chiellini ha risposto assolutamente presente, ha risposto presente anche De Ligt, che nonostante il rigore, che io ragazzi, io sono fatto così, torno a dire, secondo me c'è anche quel rigore lì, secondo me è giusto fischiarlo quel rigore lì, l'ho detto anche nella live reaction. Cioè, De Ligt fa il rigore, però fa una partita immensa, la solita partita immensa del gigante olandese. Do 6 anche D'Alessandro, anche 6 più, anche 6 e mezzo. Oggi guarda, veramente. Forse quello che ha fatto di meno della retroguardia si è limitato al compitino, però attento. Non la partita della vita, non il miglior Alessandro. Ormai lo sappiamo, ragazzi. Le pagelle di Alessandro, bene o male, sono queste. O queste, o tremendo, o fa doppietta al Parma. Quindi, male, le pagelle di Alessandro sono queste. Ancora una volta, spesso stava centrale per diventare un palleggiatore aggiunto a centrocampo, però. Non mi sta facendo impazzire l'Alessandro di questa stagione, proprio no. E poi c'è lui. C'è lui. Juan Cuadrado. Che mi prendo anche un po' di meriti, no? Mi prendo anche un po' di meriti, perché quant'è che stiamo dicendo che Cuadrado deve giocare alto? Eh? Perché dobbiamo cercare di sfruttarlo negli ultimi metri. Santo il Signore Dio.
Quadrado, ti sto guardando anche qua. Allora, qua gli stanno facendo la domanda: ma avete pensato a Inter-Juve il giorno dopo che ho giocato col Napoli? Lui fa un po' la faccia da culo, dice: no, giuro, non ne abbiamo parlato. Ci sono tantissimi parallelismi in quella partita, lo abbiamo detto anche prima nel video a caldo. Sono molto, molto, molto contento della prestazione di Cuadrado, che non aveva ancora segnato quest'anno. Santo Dio, non aveva ancora segnato Cuadrado. Pensare che Cuadrado, che non segna, ha fatto 14 trilioni di milioni di assist. Oggi si incarica anche per il rigore, dopo aver fatto quel gol splendido a fine primo tempo. Magico, posso dire magico, ma magico Juan. Il voto non glielo do, perché sarebbe troppo alto, andrebbe al di là della scala gerarchica dei voti. Non si può valutare la prestazione di Cuadrado di oggi. Cuore, possiamo però dire una cosa? Possiamo fare un plebiscito? Cuadrado è il miglior giocatore della stagione della Juventus? Scrivetemelo qui sotto nei commenti, voglio sapere anche da parte vostra un po' questa cosa qua. Nota dolente Bentancur, che insieme a Chiellini era quello che mi aveva fatto venire un po' di dubbi, nel senso, perché gioca Bentancur e perché gioca Chiellini, non tanto Kulusevski. Avevo il faro acceso lì, disastroso, fino all'espulsione. Anche il giallo che prende, il primo giallo di Bentancur, è scandaloso, un giallo che si può benissimo evitare. Male. Come sempre bene nella fase di ripossesso palla, ma tutte le volte che ha il pallone tra i piedi, ragazzi, c'è una paura, un terrore, anche nei suoi occhi si vede che lui è bloccato psicologicamente da tanti errori che magari ha fatto in questa stagione e non riesce a essere sereno, non riesce a essere tranquillo quando ha il pallone tra i piedi. È un peccato, perché nel suo ruolo come recuperatore di palloni in un centrocampo a tre, magari come mezzala, destra o sinistra che sia, può essere un buon giocatore. Non dico un fenomeno, perché anche l'anno scorso, quando ha fatto un'ottima stagione, dicevo calmi, perché poi bisogna riconfermarsi, bisogna vedere. Purtroppo non ha fatto una buona stagione. Invece ha fatto una buonissima stagione. Il voto è 4 anche per l'espulsione, anche se, ripeto, secondo me l'espulsione è un po' così. Però vabbè, a patto che non abbia detto qualcosa all'arbitro, perché non ho ancora sentito se c'è stata una ricostruzione. Ve l'ho detto, è finita da pochissimi istanti. Se ha detto qualcosa all'arbitro, allora il rosso è giustissimo. Il voto è tra il 4 e il 5, seconda di quanto volete dare responsabilità a Bentancur. Secondo me è stato il peggiore in campo anche prima dell'espulsione, senza ombra di dubbio. Invece Rabiot, grande prestazione di Rabiot, il migliore in campo col Milan, in una partita dove aveva giocato una partita normalissima, appunto, non aveva fatto chissà che cosa, ma era stato il migliore in campo insieme ad Elite. Una grande partita col Sassuolo, una grande partita con l'Inter, bravo Rabiot. Ancora una volta devo sottolinearlo, devo dirlo, il nostro miglior centrocampista di quest'anno. Che piaccia o non piaccia, che possa essere migliore Arthur per caratteristiche, che possa essere la gente più affezionata a McKennie, però sul lungo, ragazzi, è inutile, Rabiot è stato in assoluto il migliore. E pensare che è uno che guadagna uno sproposito e che magari, come ha detto Paratici, ci si potrà parlare con qualche giocatore per capire se si potrà affrontare un discorso di riduzione degli ingaggi, che post-Covid magari quelli un po' troppo alti bisognerebbe tirarli giù. Grandissima prestazione, grandissima, veramente bravo, bravo Rabiot, il nostro centrocampista migliore, gli voglio dare 7 per premiare. Poi c'è Federico Chiesa, gli do 6, non ha fatto chissà quale partita, mi ha ricordato un po' quella di Alexandro, no? Partita un po' da compitino, però Chiesa più di una volta ha fatto delle ripartenze, ha provato a fare degli strappi palla al piede che non gli sono venuti, non è ancora il miglior Chiesa, non è ancora quello del pre-infortunio. Per fortuna che c'è, e per fortuna che dall'altra parte c'era un Cuadrado che andava ad equilibrare un po' la situazione. Tornerà sicuramente Chiesa, gli auguro di fare anche un ottimo europeo e soprattutto un'ottima finale di Coppa Italia, dove non ci sarà Alexandro, quindi probabilmente giocherà Danilo a sinistra e probabilmente giocheremo con Cuadrado a destra e Chiesa ancora in quella posizione lì. Cercheremo di capire chi occuperà l'altra posizione invece come esterno di destra, salvo sorprese dell'ultimo minuto che potrebbe riservarci Pirlo. Quindi 6 a Chiesa, ma non chissà quale stagione. Kulusevski, 5. Secondo me non ha fatto una buona partita. È stato schierato dall'inizio con un compito, quello di marcare a uomo Brozovic. Credo che abbia rubato palla a Brozovic una volta in tutta la partita, nei primi 6-5 minuti di gara, e poi Brozovic ha stravinto. Poi Conte l'ha ribaltata col doppio play con l'altro che era Eriksen, e Kulusevski ha fatto un torello, come dicevo anche ieri, prima, ieri, ma per voi ieri, anche lui ha rischiato un secondo cartellino quando va a scivolare perché perde l'impatto col terreno con i tacchetti, da già ammonito, non ancora pronto forse per giocare
partite di questo livello, sicuramente non il suo ruolo, però Pirlo si è ricordato della Coppa Italia dove all'andata va a metterlo, lo etichetta uomo su Brozovic, e Conte si è ricordato il ritorno dove mette due play e va a complicare la vita a Kulusevski. Quindi non una gran partita di Kulusevski, bisogna essere onesti e sinceri, non mi è piaciuto, ma il peggiore in campo rimane comunque Bentancur, volenti o nolenti. Ronaldo, allora, Ronaldo ci... Allora, che voto gli diamo a Ronaldo? Si può dare dal 6 al 6,5. È stata giusta la sostituzione, perché Ronaldo non è quel tipo di giocatore da fare l'unica punta quando si è in 10. Non si è particolarmente arrabbiato alla tanca il 5 Pirlo, poi non è rimasto a vedere la partita fino alla fine, quelle cose lì non mi fanno impazzire, devo essere sincero. Non si può neanche dire la freddezza di realizzare il rigore, perché comunque il rigore lo sbaglia, è molto nel vivo dell'azione, ha fatto un paio di interventi quando eravamo in inferiorità numerica per andare a recuperare, anche un fallo un po' stupidino di Cristiano. Tra 6 e 6,5, gli ha 6 più, vogliamo dargli 6 più, facciamo questa roba qua. Lesto, ribadire in rete se vogliamo la parata di Handanovic, un bellissimo rigore tirato da Cristiano. Potrebbe essere l'ultima di Ronaldo allo Stadium, come potrebbe essere l'ultima allo Stadium di tanti altri giocatori della Juventus, dirigenti, allenatori, presidenti, addetti tecnici, quello che volete. Nel caso, un'ultima allo Stadium marcata dal gol, numero 101 in maglia Juve, ma non una prestazione da miglior Cristiano Ronaldo, questo va detto. E poi ci sono Demiral, McKennie e Morata. Partendo da McKennie, che è quello che ha giocato un po' di più, si è adattato molto, è andato a pressare, ha fatto una partita ordinata, quindi da 6, come Morata e Demiral, che hanno fatto quello che devono fare due giocatori che entrano in una situazione di svantaggio, no? Numerico. Sono giocatori che devono stare lì, devono ragionare, ma ieri veramente la testa, per tutti questi voti possiamo traslarli di mezzo voto in più per un discorso di testa, no? Perché hanno giocato con la testa, con la voglia, col cuore, cosa che tutta la stagione non si era vista. Però sia Demiral che Morata hanno fatto la partita che devono fare due giocatori che non partono titolari, che entrano in una situazione difficile e con la squadra in vantaggio. Io credo che siano stati perfetti nell'interpretare quel momento specifico della partita. Mi è piaciuto anche molto Pirlo, molto conservativo all'inizio, che voleva tenersi dei cambi come Morata e Dybala per far la partita nel finale. Nel finale la partita si è sbloccata non con Dybala e Morata, ma in tutt'altro modo, una partita folle, pazza, impronosticabile. Ancora una volta il 3-2, con l'Inter, con il Napoli che giocava a Firenze, qualcosa di allucinante. Però mi è piaciuto Pirlo, mi è piaciuto anche il modo che ha avuto poi di gestire la partita, la sostituzione di Ronaldo, togliere Kulusevski per mettere McKennie, non Arthur, perché Arthur l'abbiamo visto contro il Sassuolo a Reggio Emilia, non sta reggendo questi ritmi, non è un giocatore in grado in questo momento di reggere questi ritmi per via dell'infortunio che gli ha complicato un po' la stagione. E mi è piaciuto anche quando decide di passare a 3 per fare tanta massa, che poi in realtà era 4 con Demiral terzino, ma per far densità all'interno dell'area di rigore. Mi è piaciuto che non si è lasciato ingolosire da mettere Dybala, se non ovviamente quando l'Inter fa il 2-2, perché lì dopo ci poteva stare, togliere un difensore e mettere Dybala per giocarsi tutto per tutto. Però ci pensa Cuadrado, che voto 2000 in pagella, risolve la partita e siamo strepitosi. Quindi ragazzi, questa è stata questo Juve-Inter che sicuramente mi porterò dietro per tutta la vita, sarà una roba folle. Sono molto soddisfatto dei 3 punti portati a casa e della reazione da squadra che hanno avuto i ragazzi. Ora, come dicevo ieri, possiamo solo gufare. Non mi piace perché è una situazione alla quale non mi voglio mai mettere, ma la Juventus non può fare diversamente in questo momento, non dipende più da lei. Quindi tanti mi piace anche qua, godetevi questa domenica, fatemi buon appetito per quello che mangerò al ristorante e incrociamo tanto le dita. Oggi pagelle veloce perché sono felice veramente, ho già detto tutto anche nel post partita, poi magari approfondiremo in questa settimana di preparazione alla finale di Coppa Italia, l'ultima partita col Bologna. L'Emilia Romagna è l'ultima regione della Juve 2020-2021. Come finirà? Riusciremo a fare 2 trofei, riusciremo ad andare in Champions League? Ma finale di stagione.